È stato lungo il percorso dell'articolo 1 della Costituzione. Questo è il primo passo e tutti sono animati dall'unica idea di partire con il piede giusto. Ma qual è il piede giusto? Ore e ore di discussione, un'incredibile quantità di testi presentati, poi modificati e infine lasciati per strada. La prima proposta porta la data del 28 novembre 1946. Lo Stato italiano è una repubblica democratica. La presenta il liberale Mario Cevolotto, ma non piace ai più, troppo algida e priva di un disegno preciso dei tratti della Repubblica appena nata. Aldo Moro chiede subito di aggiungere un riferimento al lavoro come fondamento della democrazia e Togliatti affaccia per la prima volta la proposta della sinistra, Repubblica di lavoratori. La quantità delle riscritture subite dai testi comporta anche qualche impaccio di stile. E il primo articolo di una legge fondamentale destinata a durare molto tempo dovrebbe avere invece non solo un contenuto, ma anche uno stile chiaro e diretto. Si giunge nell'aula di Montecitorio alla stretta finale nel marzo del 1947. Togliatti, Nenni, Basso, Targetti, Gullo e De Michelis propongono come primo comma dell'articolo 1 l'Italia è una repubblica democratica di lavoratori. Per la sinistra parla Giorgio Amendola. Se credete nel lavoro, proclamatelo nella prima riga della Costituzione. Credo che un'affermazione concorde, che è possibile su questo primo articolo, avrebbe un grande significato e illuminerebbe i nostri lavori. Permetterebbe di affrontare insieme le difficoltà che incontreremo nei prossimi articoli. Randolfo Pacciardi appoggia la proposta della sinistra anche a nome dei socialdemocratici, dei demolaburisti e degli azionisti. La Repubblica deve essere fondata sul lavoro, deve onorare il lavoro, deve essere presidiata e difesa dalle classi più numerose e più benemerite della popolazione, che sono le classi lavoratrici, e deve portare i lavoratori alla ribalta della nostra storia.